Questa celebrazione ha il senso di fare memoria delle quasi 2000 persone morte in mare nel Mediterraneo nel 2017. È un calcolo che purtroppo percentualmente ogni anno aumenta. Quest'anno un migrante che ha attraversato il mare sul 35 ha perso la vita, tra loro molti piccoli e molte donne. E sono dati preoccupanti perché ci dicono di come l'emigrazione sia qualcosa di forzato per tanta gente, ma di necessario per vivere. Il corridoio umanitario è fondamentale ed è importante sia per chi viene da fuori e fugge dalla guerra, sia per chi si trova in paesi di approdo, perché è una maniera diretta anche per aiutare, perché queste persone li incontrano personalmente. E chiedo, prego veramente, e tutti i paesi europei e la gente che ci potesse aiutare a fare corridoi umanitari. Bisogna aprire altri tanti canali, corridoi umanitari, cioè facilitare il ricollocamento, facilitare il ricongiungimento familiare, non chiudersi, cioè non costruire i muri, non mettere i fili spinati, perché le persone in qualche modo arrivano, hanno bisogno, per quello scappano, hanno bisogno di vivere, semplicemente vivere, di avere il diritto di vivere come altri tanti cittadini.